Namaskar, bentornati nel mio canale di Yoga con Luna. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i nuovi video. Ogni settimana pubblico un nuovo video, che sia di pratica o di filosofia yoga. Questo video mi è stato richiesto da Dolce Astro ed è una pratica dedicata all'abbandono. Andremo a mischiare un po' i principi dello Yin Yoga con uno slow flow, quindi una sequenza di posizioni eseguita in modo consapevole e in modo lento e tranquillo. Iniziamo nella prima posizione. Abbiamo un assistente con noi oggi. Quindi ci portiamo in cima al tappetino. E da questa posizione semplicemente ci lasciamo andare, quindi verso terra, pieghiamo le ginocchia, lasciamo cadere le braccia, penzoloni rilassate, la fronte verso terra, abbandoniamo la testa, facciamo dei bei respiri profondi, consapevoli e immaginiamo di lasciare andare tutte le tensioni nel nostro corpo, dalla zona lombare fino al centro della nostra fronte. Inspiriamo, espandiamo ed espiriamo. Buttiamo fuori tutti i pensieri, tutte le preoccupazioni, tutte le tensioni dalla zona lombare escono dalla nostra fronte, dalla nostra testa, sgorgano via, ci liberano. Lasciamo proprio la schiena in scarico, le braccia abbandonate e se vogliamo possiamo iniziare ad ondolare un po' a destra e a sinistra dolcemente. E da qui continuiamo a piegare le ginocchia, ci portiamo con le braccia lunghe, le ginocchia a terra, nella nostra prima posizione di Balasana, il bambino. Le ginocchia sono leggermente separate, lasciamo cadere bene la pancia all'interno rilassata e poggiamo la fronte a terra. E da qui iniziamo a portare un'intenzione per la pratica di oggi. Che cosa vuoi consegnare alla terra sotto di te? Cosa vuoi lasciare andare? Che cosa è per te l'abbandono, l'abbandonarsi? Dai bei respiri profondi dalla base del bacino fino alla fronte, sentiamo il contatto della fronte col tappetino. E al prossimo inspiro, come se le braccia fossero le lancette di un orologio, le spostiamo tutte e due verso destra. Allunghiamo la colonna ed espiriamo, scendiamo con la fronte nuovamente verso terra. Non spostiamo il bacino, ma il petto vuole rivolgersi verso terra. Non solleviamo le anche. E ancora dei bei respiri consapevoli che collegano le nostre narici alla nostra pancia, espandono bene la zona lombare, lunghi e profondi. Espandono anche la nostra zona dorsale, quindi tutta la nostra schiena è leggera. E al prossimo inspiro ritorniamo al centro. Allunghiamo bene le braccia e andiamo a fare il cambio. Questa volta tutte e due le mani verso sinistra, ci allunghiamo bene, spostiamo bene il petto verso il basso, ci lasciamo andare nuovamente. Facciamo dei bei respiri profondi. Ad ogni inspiro che facciamo vogliamo portare leggerezza. Libertà nel nostro corpo, spazio.
quando creiamo spazio, quando liberiamo il nostro corpo, la nostra mente, solo in questo spazio di vuoto possiamo accogliere il nuovo. Ed espirando ritorniamo al centro, ci allunghiamo un'ultima volta e al prossimo inspiro ci portiamo nella nostra quadrupedia, quindi i polsi sotto la linea delle spalle, le ginocchia sotto la linea delle anche e l'ampiezza segue quella del bacino e quella del nostro petto. Andiamo a fare Marjaryasana, la posizione del gatto. Inspiriamo, portiamo sul coccige, lasciamo andare la pancia, il petto in avanti. Espiriamo, chiudiamo il coccige, chiudiamo l'ombelico, guardo verso la mia pancia. Inspiro, lascio che il cuore scenda verso il basso, la pancia scende e rilasso il collo, rilasso le spalle, creo spazio al centro della mia gola. Espiro, chiudo il bacino, spingo con le mani a terra e mi chiudo completamente. Allontano le scapole fra di loro, guardo l'ombelico. E ancora inspiro, ritorno con la schiena neutra. E andiamo a fare questo movimento di Marjaryasana in un modo un po' più fluido. Quindi questa volta partiamo seduti sui nostri talloni, facciamo una bella gobba, guardiamo l'ombelico e il coccige si chiude. Inspiriamo, andiamo al centro, oltre i nostri polsi, inspirando, il coccige ci riporta verso l'alto. Inspiro, vado in avanti, piego i gomiti e torno indietro, una bella gobba. Inspiro, inarco, vado indietro. Espiro, curvo, vado in avanti. Come se il mio corpo fosse un'onda, non ci penso troppo, non c'è né giusto né sbagliato, voglio scrollare un po' le mie vertebre, la mia colonna vertebrale. E l'ultimo, inspiro, espiro, torno al centro, sposto le mani in avanti e mi lascio andare con la pancia a terra e il petto a terra. Andiamo a fare qualche Bhujangasana, la posizione del cobra, quindi le mani sono ai lati del busto, il collo rilassato, i gomiti non sono aperti ma sono chiusi verso il mio busto, il mio corpo. Inspiro, ruoto le spalle indietro, apro il cuore davanti a me, il collo non si incassa lontano dalle spalle. Espiro, scendo. E ancora inspiro, apro, creo spazio, espiro, scendo. E ancora inspiro, apro, espiro, scendo, spingo attivamente col bacino a terra. E inspirando, apriamo, proviamo a stendere le braccia se non ci fa male la zona lombare. Possiamo anche scorrere con le mani un po' in avanti per addolcire la posizione. Il collo lungo, le spalle rilassate, espirando, scendiamo con i gomiti a terra all'ampiezza del torace, palmi delle mani a terra e lasciamo che il petto si apra bene in avanti, come se avessi un fascio di luce e lo volessi proiettare davanti a me. Posizione della Sfinge. Rimaniamo qualche istante qui. Non devo mai sentire dolore alla zona lombare, se sento fastidio posso sempre scorrere con i gomiti un po' in avanti e anche qui ammorbidire la posizione. Altrimenti rimaniamo, rilassiamo il dorso dei piedi, il collo in posizione neutra e l'abbandono è una liberazione. Ci sono vari tipi di abbandono. C'è l'abbandono dei nostri attaccamenti. L'attaccamento è ciò che ci causa sofferenza in assoluto. Le aspettative, io mi attacco a qualcosa, io mi aggrappo.
e creo un'aspettativa nella mia mente. E se poi non si realizza, soffro. L'abbandono della mente è il non attaccamento, il vivere nel momento presente, nel qui e ora, sempre con uno scopo, sempre rivolti al miglioramento di noi stessi e degli obiettivi nella vita, ma allo stesso tempo lasciando fluire, lasciando che la vita faccia il suo corso, vivendo con passione ogni momento e allo stesso tempo non attaccarmi adesso, non creare delle negatività, delle forzature nella mia vita. E l'abbandono è anche il lasciare andare qualcosa che mi crea peso, sofferenza, qualche ricordo del passato, qualche ansia del futuro. Io mi abbandono nel qui e ora, l'unico vero momento che esiste. È il momento presente. E espirando sciogliamo la posizione, andiamo a portare l'avambraccio sinistro davanti a noi, rilassiamo la fronte sull'avambraccio, pieghiamo il ginocchio destro e con la mano andiamo a cercare l'aggancio del nostro piede. Le ginocchia sono vicine e respiro. Cerco soprattutto in questa posizione di tenere il bacino retroverso, quindi non il coccige verso l'alto, ma lo spingo attivamente verso il basso. Ed espirando sciolgo la mano destra. Ritorna davanti a me con l'avambraccio destro, questa volta mi appoggio con la fronte sull'avambraccio destro e cerco l'aggancio del mio piede sinistro. Ginocchia vicine, bacino retroverso, accompagno il tallone al gluteo. Faccio dei bei respiri e sento che tutta la parte anteriore del mio corpo è completamente poggiata a terra. Cosa vuoi abbandonare con la pratica di oggi? Espirando, sciogliamo lentamente, riportiamo le mani di fianco al torace, ruotiamo le spalle indietro, Bhujangasana, Marjariasana, e questa volta ci portiamo in un Balasana con le ginocchia aperte, i piedi a contatto, lasciamo cadere la fronte verso il basso. Sentiamo una bella apertura del bacino in questa posizione. Lasciamo che il bacino sprofonda, le anche si rilassino. E mi lascio completamente andare col cuore che scende verso il pavimento. Al prossimo inspiro srotoliamo la colonna, ci portiamo seduti sui talloni, con la schiena dritta, chiudiamo le nostre ginocchia, portiamo i polpastrelli dietro e con una bella spinta delle braccia che si stendono, il cuore va in avanti, apriamo il petto, rilassiamo il collo e inarchiamo un po' la schiena. Come se al centro del nostro cuore ci fosse una luce e la volessi proiettare verso l'alto. Espiro, sciolgo, ritorno con la schiena dritta e al prossimo inspiro mi porto sulle mie ginocchia. Allungo la colonna, inspiro, sollevo bene le braccia lunghe davanti a me. Espiro, apro il busto lateralmente, apro le braccia lateralmente. E cerco di rimanere in asse qui in questa torsione. Se voglio posso avvolgermi anche con le braccia. Guardo oltre la spalla destra, la schiena dritta, quindi cerco di non inarcarmi ma di tenere bene il bacino verso terra.
Ed espirando inizio a spingere con il bacino in avanti, i glutei si contraggono e cerco di lasciare andare la mia mano destra sul tallone destro. E qui lentamente apro il braccio sinistro e lo porto oltre la testa. Se non riesco a toccare il mio tallone, posso sempre rimanere qui, quindi con la mano sulla coscia e semplicemente inarco un po' la schiena. Apro il petto. Espirando, lentamente sciolgo, scendo nuovamente sui talloni e andiamo a inspirare di nuovo sulle nostre ginocchia, allunghiamo le braccia, espiriamoci e apriamo in questa torsione a sinistra, la schiena bella lunga, una linea unica fra il bacino e la mia testa. Mi avvolgo qui come se volessi creare una spirale intorno al mio corpo e con il braccio sinistro cerco proprio di avvolgermi il più possibile, come se volessi toccarmi davanti la pancia o la gamba. Inspiro, espiro, contraggo i glutei, spingo il bacino in avanti, apro il petto, sciolgo le mie braccia, mano sinistra sul tallone, mano destra oltre la testa. Ed espirando, sciolgo dolcemente, ritorno al centro. Non compensiamo perché andiamo nella posizione completa del cammello. Quindi inspiriamo, stendiamo le braccia verso l'alto e allunghiamo la schiena, ci portiamo sulle nostre ginocchia ed entriamo in Ustrasana, quindi il cammello completo, una mano sul tallone, l'altra mano dietro di noi, inspiriamo, apriamo il petto, possiamo abbandonare la testa dietro di noi, o se ci dà fastidio la cervicale teniamo il mento al petto, portiamo bene i glutei contratti, il bacino, il cuore in avanti, ed espirando lentamente sciogliamo la posizione, le mani sempre vicino ai piedi. Postura della foglia, balasana, rilassamento completo del mio petto, della mia schiena, del mio bacino verso il basso. E lascio fluire tutte le sensazioni del mio corpo. Se non sono riuscito a fare la posizione di Ustrasana completa, il cammello, non importa. L'importante è lo spazio che riusciamo a creare nel nostro corpo con le nostre possibilità del momento presente. Ogni asana, ogni posizione è efficace allo stesso modo, anche se non raggiungiamo la postura completa. È più efficace ascoltare i propri limiti e non superarli, non farci del male, piuttosto che frustrarci e creare della violenza nella nostra mente, nel nostro corpo, perché non entriamo in una posizione. Anche questo è abbandono. È il rispetto del mio corpo, abbandono dei giudizi. Porto le mani di fianco alle ginocchia, inspirando srotoliamo la colonna una vertebra alla volta. Ci riportiamo seduti sui talloni e da qui scendiamo sul nostro fianco, stendiamo bene tutte e due le gambe davanti a noi e ci abbandoniamo in Paschimottanasana, la posizione della pinza, quindi questa volta con un approccio più yin yoga. Iniziamo a scendere con la colonna dritta. Quando sentiamo una sensazione fisica che si aggira intorno a un 5 più o meno, come allungamento, come tensione, rilassiamo i piedi, rilassiamo la schiena, portiamo i palmi delle mani verso l'alto e abbandoniamo il mento allo sterno, la testa abbandonata, le spalle scendono. E lasciamo qui
che sia la forza di gravità ad accompagnarci verso terra, il vero abbandono completo, ce lo insegna lo Yin Yoga. Quindi, lasciamo che le cose accadano, lasciamo andare il controllo delle cose. Il controllo delle cose è un'illusione. La nostra vita è instabile, in ogni momento diamo per scontato tante cose, ma non sono certe. E quando riusciamo a lasciare andare il controllo delle cose, sviluppiamo in noi gratitudine per ciò che abbiamo. Gratitudine non significa accontentarsi, ma significa riconoscere le meraviglie che sono intorno a noi e dentro di noi. Lo Yin Yoga ci insegna che non dobbiamo aggrapparci a nulla, non dobbiamo per forza essere sempre performanti, controllare il nostro corpo, controllare noi stessi, le nostre emozioni, ma che dobbiamo lasciarci andare ad esse. Semplicemente osservare cosa succede, come mi sento in questa posizione, come mi sento a livello emotivo, come sto oggi. Abbandono il corpo, abbandono la mente. E quando riusciamo a creare spazio, è lì che c'è l'abbandono, il liberarsi dei macigni nel cuore. Quando non abbiamo più dei pesi che ci tengono bloccati, siamo liberi di esprimerci nel mondo, di esprimere chi siamo, liberi dalla paura, liberi di amare. Lentamente srotoliamo la colonna, una vertebra alla volta, e ci portiamo con la schiena a terra. E da questa posizione semplicemente abbracciamo il ginocchio destro e lasciamo andare la gamba sinistra distesa davanti a noi. Lasciamo andare i piedi rilassati, sentiamo lo spazio che creiamo a livello del bacino. Se vogliamo possiamo un po' dondolare con le mani a destra e sinistra. Sciogliere bene un po' l'anca con dolcezza. Lasciamo ed espirando, lasciamo cadere il ginocchio destro verso sinistra, ci apriamo col braccio destro verso destra, le spalle rimangono al tappetino, rilasso il collo. Avvicino l'orecchio destro alla spalla destra e mi abbandono qui. Lasciamo andare il corpo pesante ad ogni respiro. Sempre più pesante. Sotto di me c'è un terreno morbido che mi piace, un prato, la sabbia. Sento il corpo a ogni ispiro sprofonda di qualche millimetro, sempre di più. Al prossimo ispiro lentamente riportiamo il ginocchio al petto, lo abbracciamo e lasciamo andare le altre due le gambe. Andiamo a fare il cambio. Quindi se vogliamo partiamo con tutti e due i piedi a terra, abbracciamo il ginocchio sinistro, lo portiamo al petto,
può essere che sia già sufficiente così. Se desideriamo, possiamo allungare la gamba destra. Sentiamo questo spazio che stiamo creando a livello del bacino. Ascoltiamo le sensazioni del nostro corpo. Possiamo oscillare dolcemente a destra e a sinistra. Se sento che ho una tensione qui nelle mie anche, posso soffermarmi su un punto e massaggiarlo con dolcezza, cercando di abbandonare bene tutti i muscoli delle gambe. E al prossimo espiro, mi apro nella mia torsione, lascio andare il ginocchio sinistro a destra. Apro il braccio sinistro verso sinistra. Lascio andare la testa e il collo abbandonati. Respiro profondamente, lascio che la pancia si espanda. E ad ogni ispiro invece il corpo sprofonda. Abbandono tutto ciò che non mi serve. E le asana sono la metafora della nostra vita. Se riusciamo a lasciarci andare in esse, a non creare tensioni, anche la nostra mente diventa flessibile, ma non solo nello yoga, anche nella vita di tutti i giorni. Come affronti ciò che ti crea disagio e tensione? Come sciogli i tuoi nodi nella vita? E con una bella ispirazione lentamente riportiamo le ginocchia verso l'alto, ci abbracciamo e chiudiamo completamente la fronte verso le ginocchia. Un bel inspiro. Ed espirando entriamo in Shavasana, la posizione finale di rilassamento. Con le braccia e le gambe lunghe, i palmi delle mani verso l'alto in posizione di ricezione. Cosa vuoi accogliere nella tua vita? Adesso che hai lasciato andare ciò che non ti serve, qual è la nuova luce che vuoi portare dentro di te? Rimani pure tutto il tempo che ti serve, anche dai 5 ai 10 minuti in Shavasana, osservando la tua mente, osservando i pensieri, come se fossero nuvole che scorrono. Quando te la senti, muovi un po' le dita delle mani, le dita dei piedi. Riporta le piante dei piedi a terra. E lasci andare sul tuo fianco destro in posizione fetale. Un'altra posizione di abbandono per eccellenza. E quando te la senti, srotola piano piano la colonna, sempre con gli occhi chiusi, ci riportiamo. Posizione seduta, comoda. Uniamo i palmi delle mani davanti al cuore e recitiamo la Om una volta. Om. Namaste. Grazie di cuore per aver praticato insieme. Alla prossima.